Sì, Tommy. Tommy, ascoltami. È il committente. È lui il committente, non posso perdere questo lavoro. Sì, lo capisco, ma... Ok, ne parliamo domattina, ok? Ne parliamo domattina. Sì, sì, ciao. Oh. Ehi. Fatti là. Giornata al lavoro, eh? Che fai ancora sveglia? È tardi. Oh, cavolo, che ora è? Dovresti già essere a letto. Ma è ancora oggi. Tesoro, ti prego, non ora. Non ho la forza di fare nulla. Tieni. Che cos'è? Il tuo compleanno? Ti lamentavi del tuo vecchio orologio. Così ho pensato che... Ti piace? Tesoro, è... È stupendo, ma... Credo che sia rotto. Non... Cosa? No. Uh-huh. Dove hai preso i soldi per questo? Droga. Vanno forte le droghe pesanti. Ah, bene. Allora puoi iniziare a aiutarmi col mutuo. Sì, ti piacerebbe. Buonanotte, amore. Pronto? Sara, tesoro, corri a chiamare papà. Zio Tommy, che ore sono? Devo parlargli, ci sono dei... Zio Tommy, pronto? Cosa voleva dire? Cavolo, mi sono scordata di darglielo. Papà! Papà! Ehi, sei qui? Siamo in qualche modo legati all'epidemia che ha colpito la nazione. Dove diavolo sei? Secondo le segnalazioni, le vittime dell'infezione mostrerebbero segni di crescente aggressività. E... uscire subito tutti, c'è una fuga di gas. A quanto pare alle nostre spalle sta accadendo... Non portare lì, deve andare... Cosa sta... Papà! Che succede? Lì c'è il suo telefono. 8 chiamate senza risposta. Dove diavolo sei? Chiamami.
Sto arrivando. Eccoti qui. Sara, stai bene? Sì. È entrato qualcuno? No, chi dovrebbe entrare? Non avvicinarti alle porte. Resta indietro. Papà, mi stai spaventando. Che succede? Sono i Cooper. C'è qualcosa di strano. Forse sono malati. Come malati? Oddio. Jimmy! Papà! Tesoro, qui, vieni. Jimmy! Jimmy, ti avverto! No! Vai, vai! Mi hai sparato. Sa. L'ho visto stamattina. Ascoltami, sta succedendo qualcosa di brutto. Dobbiamo andarcene da qui. Mi hai capito? Sì. Tommy, dai. Tommy. Dove diavolo eri? Hai idea di cosa stia succedendo? Ne ho una vaga idea. Porca troia. Dai, sei coperto di sangue. Non è mio, dobbiamo andarcene. Metà della gente della città ha perso la testa. Possiamo andare via? È una specie di parassita. Mi dici che è successo? Più tardi. Ehi, Sara. Come va, piccolina? Sto bene. Ascoltiamo la radio. Sì, certo. Grazie. Niente cellulare, niente radio. Va sempre meglio. Prima il giornalista non la finiva più. Ha detto dove andare? Ha detto che l'esercito sbarra l'autostrada. La contea di Travis è necessaria. Significa che dobbiamo andarcene. Prendila. Senta il tuo, sono andato là. Quanti sono morti? Forse tanti. Hanno trovato una famiglia fatta a pezzi in casa. Già. Scusa. Merda, com'è successo? Non ne hanno idea. Non siamo l'unica città. All'inizio dicevano che era il sud, ora parlano della costa est e della ovest. Porca troia. Quella è la fattoria di Lewis. Spero sia riuscito a scappare. Sono certo. Siamo malati? Oh, certo che no. Come lo sai? Dicono che siano le persone in città. Noi Jimmy no. Jimmy non lavorava in città. Hai ragione, è così. Siamo a posto, fidati. Ok. Vediamo che gli serve. Che diavolo stai facendo? Guida. Hanno una bambina. Anche noi. Non abbiamo spazio. Tira dritto, Tommy. Fermi! Sai cosa ho visto? Passerà qualcun altro. Dovevamo aiutarli. Non va bene. Hanno avuto tutti la stessa cazzo di idea. Bene. Si può fare marcia indietro. E che cazzo, amico, andiamo! Tommy! Tommy! Porca troia! Cosa è successo? Cosa cazzo è successo? Hai visto? Sì, ho visto. Dannazione! Gira qui! Gira qui! Forza, andiamo! Da cosa scappano? Andiamoci via. Ci provo! Non possiamo fermarci, Tommy. Non posso passargli sopra. Torniamo già. Indietro. Ce ne sono anche dietro. Là. Aspetta. Vai. Indietro. Indietro.
Aiutami. Papà! Sono qui! Forza, dammi la mano! Che c'è? La gamba fa male! Fa male? Dobbiamo correre! Tieni, Jensko! Sono piccola! Tieni forte! Ok! È morto! Oh, mamma. Joey, la tenti! Tieni gli occhi chiusi, tesoro! Continua a correre! Sono dietro di noi! Non guardare, Sara! Continua a guardare di qua. Piccola. Ne usciremo. Indietro, sono troppi. Da questa parte, nel vicolo. Via. Ci siamo quasi, quasi, piccolina. Superano il recinto! Muovetevi, trovate una via di uscita! Forza! Joel! Forza! Vai all'autostrada! Cosa? Vai, tu hai Sara! Io li seguito! Zio Tommy! Ti vediamo lì! Sbrigati! Siamo quasi. Si avvicina. Papà! Tutto ok, piccola. Siamo al sicuro, al sicuro. Ehi, ci serve aiuto. Fermi! Ti prego. È mia figlia, penso che abbia una gamba. Fermi, dove siete? Ok. Noi non siamo malati. Ho due civili qui sul perimetro esterno. Istruzioni? Papà e lo zio Tommy. Ti porto al sicuro e torno a cercarlo, ok? Signore, c'è una ragazzina. Ma sì, signore. Senti, abbiamo attraversato l'inferno. Ok, ci serve... Merda! Ti prego, no! Oh, oh no! Sara! Via le mani, piccola! Lo so, piccola, lo so! Dio! Ascolta, piccola, lo so che fa male! Andrà tutto bene, piccola! Stai con me. Adesso ti alzo. Lo so, amore, so che fa male. Forza, amore. Ti prego, lo so, piccola, lo so. Sara? Amore? Non farmi questo, piccola. Non farmi questo. Forza, non farlo. No. Tocco. No. 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 No, no, no. Ti prego. Ti prego. Non farlo. Il numero di decessi confermati ha superato i 200. Il governatore ha dichiarato lo stato d'emergenza. Centinaia e centinaia di corpi sulle strade. Il
Il panico si è diffuso dopo che un rapporto trapelato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mostrato che i vaccini testati sono inefficaci. Con i burocrati privati del potere possiamo prendere le misure necessarie per proteggere i cittadini. Los Angeles è ora l'ultima città in cui è stata dichiarata la legge marziale. A tutti i residenti è richiesto di fare rapporto alle zone di quarantena. I disordini proseguono da 3 giorni consecutivi e le razioni invernali sono ai minimi storici. Un gruppo che si fa chiamare Le Luci ha rivendicato la paternità di entrambi gli attacchi. Il loro statuto pubblico richiede il ripristino di tutti i rami del governo. Nuove manifestazioni sono esplose dopo l'esecuzione di altri 6 presunti membri delle Luci. Potete ancora ribellarvi con noi. Ricordate, se non credete nel buio, cercate le luci. Credete nelle luci. Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non... ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tess? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando 2 stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I 2 stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Ma almeno hai capito che fossero... Ehi, senti, erano 2 qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Ma sveglio, pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Meglio sbrigarci. Dici davvero? Ho ricevuto le carte stamattina. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Ah, che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsene i soldati. Io lo farò presente. Li hanno fatti a pezzi come rappresaglia. Se i vagabondi prenderanno il controllo qui, succederà. Basta restare caldo. Bene, la seguite pure.
cosa fa? Un giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Saluti alla strada facile. Ricucciti, ok? Chiuderanno tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da fuori. Andare oltre il muro? Oppure potremmo lasciare andare Robert. Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro. Lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa le hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo, stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. Attenzione là fuori. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Ehi, Joel, gli zaini sono qui. Le munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. Sei pronto? Sì, signora. Dai! Attenzione. Come sempre. È una domanda a trabocchetto.
Dov'è la scala? Deve essere qui in zona. Ehi, guarda laggiù. Trovata. Portala qui. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Si fa per dire. Di qua. Giù, di qua. Sarà meglio per lui che le abbia. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. A proposito, quando arriva il prossimo carico? Beh, incontreremo Billy il mese prossimo e si spera avremo altre pillole e munizioni. Sì, arriva sempre con qualcosa. Dovrebbe tenerci occupati per un po'. Fermo, spore. Da dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da morto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Dovremmo passare da qui. Merda! Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi. Attenzione. Da questa parte. Piano. Cristo! Occhio, occhio! Aiuto! Ho la maschera rotta! No, non lasciate che mi trasformi. Vi prego. Che vuoi fare? Andiamo. Più avanti. Come si passa? E guardate in attimo. Thank you.
Un po' d'aria fresca. È l'unica cosa che mi piace qua fuori. Oddio la puzza che c'è in città. Chiedi a Bill di portarci un po' di quei deodoranti. Ehi, se non fossero scaduti sarebbe una buona idea. Gentile, fai tu. La prendo io. Qui, passamela. È pesante. Credo di potertela fare. Ok. Il culo pesante, muoviti. Sei autoritaria. Avviciniamo. Controlliamo che non ci siano soldati in giro. Via libera, andiamo. Prendi le munizioni, ci serviranno. Ehi, piccoletto. Il campo deve essere libero. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Andiamo. Forza. Ehi, hey, Tess. Ehi, hey, bellezza, come va oggi? Non adesso, Terence. No, no, è tutto ok. Non la carta. Ora, capito. Ok, va bene. Se tocchi, compri. Tess, vai a te. Ci vuoi più trovare, bastardo? Sarebbe un pugno, ma... Bastardo! Sarà meglio parare! Fagliela vedere! Se pensate di ammazzare... Para, cazzo! Dai! Spaccagli il culo, Francis! Spaccagli il culo! Fallo! Dai, fatti le basso! Oh, amico, dagli un pugno! Merda! Faccalo, dai! Chi è? Cosa vecchia? Alzati! Tirati su!
Laggiù. Sto cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Ci siamo. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Al riparo! Sei pronto? Sì. Mi ammazzo, porca troia! Ti copro. Trova il punto migliore. Sei morto, bastardo! Texas. Anche tu. Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Robert è bravissimo a scrivere assegni in bianco. Mettiamo fine a tutto questo. Ok, bene. Dammi la mano. Di qua, Joel. Altri della banda di Robert. Merda. Come sai che stanno arrivando? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo. Non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci e assicuriamoci che non entri nessuno. Ero in Jordan Street e sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di 5 civili in manette. Fammi indovinare. Li hanno messi contro un muro. Bang, bang, bang. Li hanno fregati tutti. Questa era da manuale. Guardiamo in giro. Abbiamo raggruppato i rifornimenti nel deposito a sud. Le scorte sono sotto chiave. Bene, un ultimo giro usciamo. Tra poco ci sarà il coprifuoco.
E Robert, con chi si ritroverà stanotte? È troppo paranoico per restare solo. Ci faremo venire in mente qualcosa con gli altri. Ok. Ma che... Ehi, ho sentito qualcosa! Fai attenzione, amico. Fatti sotto! Preciso e pulito, Texas. Porca troia! Ecco, cura quella ferita. Andrà bene. Avremmo dovuto portare più gente. Ci rallenterebbero e basta. Sì, hai ragione. Forza, il molo è di qua. Andiamo.
il nostro uomo. Borioso figlio di puttana. Facciamola finita. Ci sono spedizioni da un bel pezzo. Sì, abbiamo perso i contatti a nord e pure a sud, merda. Lo so che ci sia ancora lì che ci può vedere della merce. Credo che sia per questo che prendiamo questi schifosi incarichi di protezione. Usiamo la testa. Il ratto dovrà stare attento. E anche se fosse che cosa cambierebbe, questa zona è spacciata. Meglio pensare a una strategia di uscita. Sei matto. Andare al di là del muro è un suicidio. Preferisco cavarmela qui. Stiamo tranquilli. Impressionante. Merda! Oh, cazzo! Fai vedere che rilassati, capo. Stai calmo.
ufficio. Robert deve essere lì. Andiamo. Vogliamo solo parlare, Robert! Non abbiamo niente da dirci, stronzi! Metti giù quell'arma! Vai a fare il culo! Sta scappando! Robert! Joel, di qua! L'avevamo quasi preso! Joel, di qua! Joel! Che fai? Ciao, Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta, non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo... Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo, dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che ha le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah! Cazzo, Cristo! Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta. Praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai... Che si fottano le luci! Uccidiamoli! È davvero un'idea del cazzo. Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere anonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che le hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Dietro la porta. Dobbiamo uscire da qui. Ora. Se vuoi che ce ne occupiamo, muoviamoci. Di qua. So come evitarli. Vieni. Oh,
Sono i tuoi quelli? Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. Ma perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città. Ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Stiamo cercando di difenderci. Joel, dammi una mano qui. Ehi, come va? Vivrò. Stop. Soldati. Quella è l'uscita, la porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Arriviamo a quella porta. Giustizia non aspetta, soldato. Mi hai preso, ok? Ehi, che è stato? Sì, ho sentito anch'io. Occhi aperti.
Forza, dentro. Dove andiamo, Marlene?